Ebbene sì, il titolo non è clickbait, Motorola è tornata, lo fa con un medio gamma dalle prestazioni di buon livello, ottimo nell'utilizzo quotidiano, ha anche la certificazione IP68, quindi resistente a polvere ed acqua, ma non solo, tutto il resto nella recensione completa. All'interno della confezione di vendita color turchese troviamo Motorola Moto X4, cavo USB, USB-C, alimentatore turbo power molto veloce 5V 3A, pin per estrarre il vano SIM e manualistica multilingue. Dal punto di vista estetico sembra la giusta evoluzione dei predecessori. La parte frontale rimane pressoché invariata conservando l'ottimo sensore di impronte digitali ed il microfono di sistema, che personalmente non gradisco in quella posizione. Unico neo in un design che pur non rispecchiando i nuovi canoni del 18 noni imposti dalla concorrenza, riesce ad essere molto gradevole. A rafforzare il tutto ci pensano la bellissima colorazione silver e la presenza della certificazione IP68. I bordi sono in metallo e, fatta eccezione del fianco sinistro che rimane libero, incorporano. Sul fianco destro il tasto zigrinato di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Sul bordo superiore il secondo microfono e il vano SIM che potrà ospitare due SIM oppure SIM più micro SD, mentre l'ingresso USB-C ed il jack da 3,5 mm si trovano sul bordo inferiore. Un aspetto che ne migliora sensibilmente la percezione qualitativa e la back cover in vetro con i bordi laterali arrotondati. Questa scelta ricade positivamente sull'utilizzo d'una mano e, complici le dimensioni abbastanza contenute, ne favorisce l'ottima maneggevolezza. Diverso il discorso con il dispositivo poggiato su qualsiasi superficie in pendenza, anche lieve, in quanto lo smartphone dal back panel in vetro, senza la giusta accortezza, scivolerà rovinosamente a terra. Motorola Moto X4 monta un pannello LTPS IPS da 5,18 pollici con risoluzione pari a 1080x1920 ed una densità di pixel pari a 480. Già dal primo contatto il pannello Full HD si distingue coi suoi colori brillanti che garantiscono, insieme al buon lavoro del sensore di luminosità, un'ottima visibilità in ogni circostanza. Nonostante i limiti rappresentati dalla tecnologia adottata, ovvero l'IPS, uno dei punti di forza di questo display è senza dubbio rappresentato dai neri profondi e dall'ottimo contrasto. Buoni anche gli angoli di visuale. Per affievolire l'effetto wow e regolare i colori su tonalità più vicine a quelle reali, basterà recarsi nelle impostazioni e settare la modalità colore su standard. Motorola Moto X4 è un terminale di fascia media dotata di componenti che lo rendono perfetto per l'utilizzo di tutti i giorni senza tralasciare alcun aspetto, compreso quello gaming. Il processore è lo Snapdragon 630, che è uno degli ultimi chip di fascia media prodotti da Qualcomm, basato su 8 core Cortex A53, di cui 4 lavorano fino a 2,5 GHz, mentre gli altri 4 fino ad un massimo di 1,8. La GPU integrata è la Adreno 508 e garantisce prestazioni di livello anche sui titoli più impegnativi. La RAM è da 4 GB e la memoria interna da 64 GB, espandibile utilizzando lo slot dedicato alla microSD con supporto massimo fino a 256 GB. Motorola, nella progettazione e realizzazione di Moto X4, ha pensato ad una soluzione audio che raramente troviamo in uno smartphone. Infatti è presente un unico altoparlante che dovrà essere utilizzato per l'audio in chiamata e per la riproduzione musicale. La potenza dello speaker è buona e il posizionamento strategico non compromette in alcun modo l'ascolto. Di contro però va citata la poca corposità del suono, la scarsa profondità dei bassi e la distorsione sugli alti. Come si può ben capire, la qualità è assolutamente da rivedere, ma l'idea di fondo è molto interessante. Le componenti si mettono a completa disposizione del software che, come da tradizione, risulta praticamente stock, poco personalizzabile e che punta al sodo. Rispetto al software nativo di Google, Android 7.1.1 Nougat, che troviamo all'interno del Moto X4, ha in più tre applicazioni preinstallate, che sono Outlook, LinkedIn e Moto. Le prime due app, non essendone utilizzatore, ho provveduto a disattivarle. Diverso il discorso per l'app Moto, che è la vera essenza dei dispositivi Motorola. L'app in questione, migliorata nel corso degli anni, è suddivisa in quattro macro funzioni. La più interessante è senza dubbio Moto Action, che, tra le altre, consente di sostituire i tasti di navigazione a schermo con le gesture del sensore di impronte. Non manca il Moto Display, che si attiva quando lo smartphone percepisce un movimento, consentendo di leggere ora e notifiche. Il discorso relativo ai comandi vocali
vocali di OK Google aspettando Assistant è ampliato da Moto Voice, che tramite il comando Mostrami riesce a rendere possibili alcune operazioni con il dispositivo lontano dalle mani. Mostrami Chrome. Mostrami Telegram. Mostrami calendario. Il 2017 è l'anno della consacrazione della doppia fotocamera ed anche Motorola per il suo Moto X4 non si tira indietro. La prima considerazione da fare è sicuramente relativa all'implementazione del comparto fotografico all'interno della scocca posteriore. L'aspetto estetico circolare è gradevole e crea un gioco di luci davvero particolare, ma allo stesso tempo risulta troppo sporgente. Tralasciando il design ci troviamo di fronte ad una configurazione non inedita ma senz'altro interessante. Lente standard più lente grandangolare, entrambe posizionate sotto al LED flash dual tone. Il sensore standard da 12 megapixel f2.0 è molto valido e restituisce scatti ricchi di dettaglio soprattutto in condizioni ideali. Anche le foto scattate all'interno sono promosse, ma inevitabilmente bisogna accettare qualche compromesso. In ogni caso l'HDR automatico riconosce le situazioni e valuta correttamente quando entrare in funzione. Per sfruttare appieno il sensore basterà chiamare in causa la modalità professionale. La lente grandangolare invece ad apertura f2.2 è da 8 megapixel e recepisce un angolo di visione pari a 120 gradi. Rispetto alla fotocamera principale si nota la perdita di qualità negli scatti, soprattutto in condizioni di luce scarsa, però tutto sommato i risultati ottenuti con una buona luminosità sono sufficienti. La fotocamera anteriore è da 16 megapixel e consente selfie di ottima qualità anche al buio, vista la presenza del flash LED nella parte anteriore. Motorola Moto X4 registra dei buoni video stabilizzati digitalmente in Full HD a 60 fps, che risulta tra l'altro essere la risoluzione ideale, con la possibilità di registrare anche con la lente grandangolare. Sarà possibile aumentare ulteriormente la qualità dei video rinunciando alla stabilizzazione e alla lente grandangolare, passando al 4K a 30 fps. L'interfaccia software è estremamente semplice ed intuitiva e offre tra le altre la possibilità di applicare dei simpatici filtri volto o entrare in modalità profondità attiva, che sarebbe una sorta di bokeh gestito via software. La mancanza di un'ottica zoom è palese ed anche il risultato finale potrebbe essere scontato, ma la possibilità di modificare successivamente lo scatto tramite un software dedicato mi ha fatto ricredere. Nella visione non professionale, come d'altronde lo è su uno smartphone, ho apprezzato tanto questa funzione che riesce a restituire anche di meno esperti la possibilità di ottenere degli effetti poco scontati. La serie Moto è sinonimo di smartphone concreto dall'ottima autonomia ed anche Moto X4 si attiene a questa definizione. Al di sotto della scocca Anibody è presente la batteria non removibile da 3000 mAh. La capienza è vero non sarà delle più alte presenti sul mercato, ma complice l'hardware e l'ottimizzazione software riesce a fare dell'autonomia uno dei suoi punti saldi. La scelta del processore della linea 600 e quella del display LTPS consentono al dispositivo di avere sempre temperature molto basse e questo ne comporta un beneficio a livello dell'autonomia. Con un utilizzo normalizzato, intendo social, mail, chiamate, Telegram, YouTube, sono riuscito tranquillamente ad arrivare dopo cena ed avere ancora una carica sufficiente per guardare un film su Netflix. Nel caso in cui si dovesse aver bisogno di una carica durante la giornata, ecco che l'alimentatore Turbo Power e la gestione del Quick Charge 4 vengono in soccorso. La fascia media si arricchisce quindi di un altro ottimo dispositivo che viene venduto ufficialmente a 449€. Mi sbilancio a fare una piccola comparazione con l'Honor 9, che è il mio smartphone attuale ed è considerato uno dei punti di riferimento nella fascia media. Le analogie sono tante a partire dal colore e dall'estetica. Anche nell'utilizzo quotidiano però i due risultati sono comparabili e devo dire che mi sono trovato molto bene con Motorola Moto X provenendo da Honor 9. Una cosa su cui sento di sbilanciarmi è senz'altro il comparto fotografico. Trovo leggermente migliore quello di Motorola. Sia la gestione della doppia fotocamera, sia la scelta appunto della doppia fotocamera grazie al grandangolare che io trovo più utile rispetto a una fotocamera zoom. Per il resto sono due ottimi terminali, quindi volendo fare una chiosa direi che cadreste in piedi qualunque sia la scelta. In definitiva questo è quello che penso di Motorola Moto X4, un terminale che se fosse costato quella 50 euro in meno sarebbe stato sicuramente un best buy. Io vi ringrazio per la visione e vi lascio un saluto. Per Tecno Android, Emilio Colangelo.